Ciao ragazzi, ciao. In questo video parleremo di Amazon Choice, vedremo che cos'è, vedremo anche come ottenerlo, quindi come aumentare la probabilità di ottenerlo e a cosa guarda Amazon quando decide di assegnare Amazon Choice, e vi faremo vedere anche come è fatto e come potete vedere anche voi i prodotti che sono caratterizzati da questo badge. Partiamo da prima cosa: che cos'è Amazon Choice? Allora, Amazon Choice è un badge attribuito da Amazon ad un prodotto per categoria, anzi non per categoria ma per parola chiave. Quindi una volta che abbiamo un risultato di una ricerca, cerchiamo per esempio cibo per gatti, e tra i risultati della ricerca avremo un solo prodotto che avrà l'etichetta, il badge Amazon Choice. E quindi dalla parola choice vediamo che è una scelta di Amazon, quindi Amazon ha scelto un prodotto e attribuisce questo badge. Quindi ora vedremo come trovare alcuni esempi proprio su Amazon e come individuare questi prodotti. Quindi vediamo insieme come si possono trovare. Quindi basta andare sulla home page di Amazon, poi andate in tutte le categorie e digitate ad esempio borsetta donna. Scorriamo la pagina di Amazon, come potete vedere, eccola qui, questo è Amazon Choice per la parola chiave, appunto, borsetta donna. Scorrendo potete vedere che comunque questo badge si differenzia dal più venduto e da altri prodotti sponsorizzati, quindi mette in evidenza, molto bene in evidenza, il prodotto al cliente che lo vuole acquistare. Quali sono i benefici dell'Amazon Choice? Il primo beneficio è che per chi compra attraverso Alexa, quindi questo strumento qui che adesso Amazon sta, per il motivo che siamo vicini a Natale, che stiamo arrivando a Natale, vuole sostanzialmente promuovere, facilita l'acquisto delle persone che vogliono acquistare prodotti tramite Alexa a direttamente quel prodotto che ha quell'etichetta Amazon Choice. Questo è il primo beneficio che avete. Il secondo beneficio è che lo mette in evidenza rispetto a tutti gli altri, e quindi cosa succederà? Succederà che il cliente che vede questa etichetta si sente anche più sicuro, perché effettivamente è una scelta di Amazon, quindi entra dentro e in base poi alla conversione che avete relativa al prodotto ci sarà la possibilità di poter avere un maggior numero di vendite. Un altro aspetto importante che io e Vadim abbiamo notato rispetto ai nostri prodotti relativi all'Amazon Choice è che se esaurite lo stock e lo esaurite per un breve periodo non ci sono problemi, cioè un breve periodo intendo 4-5 giorni. E in questo caso, nel momento in cui rifornite l'inventario, Amazon vi ridà nuovamente l'etichetta. L'altro aspetto fondamentale è il fatto che se alzate il prezzo, se decidete di variare il prezzo, dovete variarlo in piccoli passi. Questo perché sì, è vero che variare il prezzo in grandi passi ci fa perdere la buy box, ma anche ci fa perdere l'etichetta di Amazon Choice. Assolutamente. Come vedete qua abbiamo un esempio interessante, perché sulla stessa pagina abbiamo sia l'etichetta Amazon Choice sia l'etichetta del più venduto. Questo cosa significa? Significa che non sempre i prodotti più venduti devono avere per forza l'etichetta Amazon Choice. Piuttosto, quando abbiamo un prodotto consigliato da Amazon, deve sì rispettare certe caratteristiche, ma non per forza deve essere il prodotto che vende di più. Vediamo invece insieme quali sono quelle caratteristiche che deve rispettare il prodotto. Beh, prima di tutto deve avere comunque un prezzo competitivo, quindi deve essere in linea con i prezzi. Poi, seconda cosa, deve avere un certo numero di recensioni, ma più che il numero che conta, conta la qualità delle recensioni. Quindi deve avere una media di recensioni medio-alta. Oltre a questo deve essere un prodotto che comunque ha delle parole chiavi rilevanti, quindi è facilmente, cioè si trova facilmente nella ricerca da parte del cliente. Quindi bisogna curare molto le parole chiave della vostra pagina prodotto in modo che siano rilevanti alla ricerca del cliente. Avete visto che cercando borsetta donna il prodotto Amazon Choice era tra i primi che compare, quindi le parole chiave sono fondamentali. Altro aspetto, la qualità del prodotto, quindi, e qua parliamo di resi, devono esserci pochi resi o non ci devono essere quasi resi, perché ovviamente essendo Amazon che si mette in una posizione di consigliarci un prodotto,
ci mette la faccia, possiamo dire così, e quindi ci tiene che il prodotto soddisfi determinate caratteristiche. Poi dovete anche avere una continuità nel vostro inventario, perché Amazon vuole garantire, come sappiamo, un'esperienza positiva del cliente, quindi se consiglia un prodotto deve essere sicuro che comunque quel venditore ha un inventario abbastanza continuativo e quindi non ci sono periodi magari prolungati e viene minimizzato il periodo dove manca lo stock praticamente. Esatto. Quindi ci sono altre osservazioni magari che possiamo fare, possiamo dare qualche consiglio su Amazon Choice per concludere? Sì, che voglio sottolineare il fatto che è Amazon che, come dicevi te, ci mette la faccia. E quindi il prodotto deve essere un prodotto di qualità e la gestione dei resi e il fatto che il cliente vede che in primis il prodotto ha una bella foto, entra, lo compra e poi vede che invece è un prodotto di bassa qualità, sicuramente questo non ti farà guadagnare l'Amazon Choice, anzi se ce l'hai te la farà perdere. Assolutamente, quindi ragazzi, il nostro consiglio e la nostra call to action è: cercate di soddisfare tutti i requisiti per aumentare la probabilità di avere Amazon Choice, per due motivi principalmente. Uno, perché questo badge, questa etichetta aumenta le vostre conversioni e quindi le vostre vendite. E il secondo motivo, che in un futuro con Alexa ci sposteremo sempre di più ad un acquisto via voce da parte del cliente. E se il vostro prodotto non avrà l'etichetta Amazon Choice, avrà molto meno probabilità di essere acquistato, perché l'acquisto verrà in buona parte fatto anche via la voce. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao al prossimo video!